Energize. Ciao a tutti da Svidogen 74. Ci stiamo teletrasportando sul pianeta Nuovo Vulcano. Any further out and I'd be back in Iowa, Mr. Scott. Sorry, sir. Too much interference. I had to drop you outside. Bene, ragazzi. Adesso vediamo un po' di guardare sto pianetuccolo. Ma cos'è sta roba? Questa pianta cactusosa. Dobbiamo disare un po' il phaser. Niente. Non riesco a distruggere le piante, non ci riesco. Volevo distruggere queste specie di cactus. E gli uccellacci? Ah, gli uccellacci sì. Gli uccellacci si riescono a prendere. Distrutto. E un altro. C'è qualcosa qua? Si riesce a prendere... No. Non si riesce a prendere niente? No. Il protocollo di sicurezza. Allora c'è qua un... Oddio. Vabbè, dai, vi dico già che taglierò un pezzo perché qua ci metterò una vita. Perché fanno sempre queste cose da bypassare il segnale? Uffa. Adesso guardo, se no ne taglio un pezzo davvero. Ecco fatto! Ce l'ho fatta. Ho perso un sacco di tempo a far cercare di andare con l'onda sinusoidale in maniera che combaciasse. Vabbè, sto parlando sopra loro che parlano, scusate. Captain, if you are implying that I should stay behind. Tomorrow we may need your technical assistance should things get unfriendly, unpredictable. But my father. When we find him, you'll be the first to know. I will remain in constant contact. Thank you. Captain, shall we proceed? After you. Vabbè, intanto che voi bisticciate, dai, procediamo, andiamo avanti. I believe we have a problem. Really? Sì, c'è un problema. Beh, ma basta passare. No! Io pensavo di riuscire a camminare di lato su quella... Really? Va bene, niente. Allora... Sì, c'è un problema. Saltare non penso. Quindi... Per attraversare... Dunque, proviamo a usare il tricorder. Ecco, sì. Infatti si può attivare là. Quel simpatico coso e appare la piattaforma. 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 Ma perché lo sto dicendo così? Non lo so. Un morto! They are dead, Captain. Vedo la gente morta! E altri morti. Ma molto morti. Mortissimi. Sentite la musica? Spettrale. Un'ombra rettiloide. Avete visto un'ombra chiaramente con delle forme? E questo. Cos'è? Chi è? Cos'è? Un zombie? Ah! Chi è questo? Aiuto, aiuto, spara, spara, spara. That guy wasn't right in the head. Sparato in tempo. I understand that our lives were at risk, but we must endeavor not to use lethal force. Agreed, we both need to use. Non dobbiamo usare la forza per forza. Scansione nemici sconfitti per sbloccare nuovi punti di dati di ricerca e guadagnare punti di esperienza, sì. Va bene. I think he's been poisoned. Scans show numerous toxins in the adrenal glands and bloodstream. Vulcaniano infetto. Guardiamo un po'. Questa forza non si accontenta di infliggere ferite mortali ai propri nemici, deve mettersi contro la loro stessa specie. Vabbè, dai. Ok. Aggiorna menu, barra spaziatrice per accedere al menu aggiorna. E che aggiorniamo? Ah, sì. Forse ho capito. Con i punti esperienza. Ecco, sì, infatti. Allora, dunque...
Elettronica supporto, combatti, perlustrazione, letale, stordisco, energia. Vabbè, per tanti non ho ancora i punti sufficienti, punti esperienza. Allora, questo sì che ce l'ha. Aumento della precisione per entrambe le modalità di fuoco del phaser del capitano. Sì. Questa decisamente sì, questa non c'ha ancora abbastanza punti. E potenziatore di scudi, anche questa facciamo. Ok, le altre dai, non si riesce. È ancora presto, c'ho ancora pochi punti esperienza. Aspettiamo sempre il nostro amico Spock. Bah. Dipende come viene pronunciato meglio. Another disturbed individual. E ce n'è un altro. Ce n'è un altro con della bava gialla sulla schiena. Ah, per sto dire. Sì. Okay, la rotellina del mouse. Per sto dire. Ecco, l'ho stordito, sì. Sì, c'è qualcuno. Sì, sono io. No, scusate. Vabbè, ci ha pensato Spock. Pensavo. Non era stordito del tutto. We need a code. A mind meld may be porte chiuse, bisogno del codice. Ah, fusione mentale sui vulcaniani. Ah, hai capito. Adesso Spock lo facciamo fondere mentalmente con questo tizio. E così ci darà il codice per aprire la porta. The door. So we can open the door. So you mind meld that guy or what? Che ha detto? Vabbè, dai. Voi ti ci sparo che se lo faccio l'ammazzo. Ma l'ha fatto? Dai. Che fai sta fusione mentale? Cosa mi sta entrando nella testa? I have never encountered this before. His mind has been corrupted. La sua mente è corrotta. Enterprise, we have injured. Prepare to transport. Vabbè, dai. Allora, il codice me la. Sa, inseriamo il codice. Bene. Adesso apriamo la porta. E questa qua si è aperta così. I am detecting several Vulcans behind this door, but their readings are erratic. Yeah, I suggest setting our phasers to stun. Insomma, ci sono dei cosi anche dietro quella porta. Ci sono degli altri vulcaniani dietro quella porta. Ma noi lo. Ecco. Vedete, lo stordisco. Dopo Spock ci pensa lui. Guarda che pugni che ci dà. Non me lo ricordavo così manesco Spock. Non me lo ricordavo quella presa lì. La presa vulcaniana lì. Sopra la clavicola delle spalle. Consegnare i nemici senza ucciderli. Babi, andiamo avanti. Bom bom ben. Sì. Ragazzi. Ah, siete amici voi. Non siete infetti voi. Siamo sicuri, che non vi esce un alien dalla pancia o robe del genere. Osavensu. Spock. È su Rock. Questo. I am relieved to see you. Su Rock. This is my commanding officer, Captain Kirk. Captain, this is Su Rock. Pleasure. And Tamar. I am here, Father. Tamar, I am pleased to hear your voice. Now what the hell is going on? Mi fa piacere sentire la voce di sua figlia. Dice. Creatures of an unknown origin. They emerged from the rip not long after it appeared. What creatures? We have only been able to decipher that they call delle creature. I Gorn. We cannot allow the power of the Helios machine to fall into their hands. It would be catastrophic. How would they be after the machine? They could use it to create rips anywhere in the universe. They would be able to attack without warning. Where's the machine now? Further underground, in the colony. Dove la macchina Helios? I have secured all entries into the lab to prevent the device from falling into hostile hands. Insomma, facciamo un laboratorio che dovremmo andare a trovare.
I can open the fire door that leads further into the labs. After that point, I will no longer be able to assist them. Your guidance is all we ask. Then I advise caution. There are likely to be more infected Vulcans up ahead. Got it. Sì, ma procediamo nell'avventura, però. Dai, dai. Qui si parla, parla. Più fatti e meno parole. Anche perché io senza sottotitoli un po', ragazzi, mi perdono. Io non capisco tutto. Il mio inglese non è che sia così. You appear to be approaching a disabled door. We'll force it open. Your success is unlikely. The structure of this door is designed for containment. Ah, ma dobbiamo usare la cella energetica per aprire la porta. Dai, installazione. Installazione. Vuoi fare l'installazione completa oppure vuoi fare l'installazione personalizzata o un'installazione? Vuoi installare anche dei componenti aggiuttivi? Vedi te. Allora, furtività. Mettiti al riparo sicuro per evitare il rilevamento da parte dei nemici. Oh, vabbè, anche se mi rilevano. Understood. Che buio qua. Cosa ci faccio? Mi nascondo. Sì, ma se il nemico non arriva, che mi nascondo a fare? Eh? Ma che belle capriole che faccio! Ma... dunque... andiamo avanti. Lì c'è un... ehi! Mi ha visto! Ma va? Ero dietro il vetro è trasparente, mi ha visto. Attenzione. Adesso me lo stordiamo. Ragazzi, mi ha piantato una legnata. Va bene, va bene. Mentre c'è Spock. Vedi la bellezza di essere in due? In cooperativa sarà molto divertente, adesso, perché uno usa Kirk. Uno usa Kirk, uno usa... è un vacco, cane, non mi viene da dire. E Sikan è un verbo semplicissimo, usa. Uno usa Kirk e l'altro usa Spock. E quindi deve essere quel gioco in cooperativa. Questo qua deve essere simpatico da fare. Però adesso io lo faccio in single player. Va bene. Che c'è qua dentro? Si possono aprire queste casse? Non si può fare niente con queste casse? A che cazzo servono allora? Stay down, don't let them see you. Stai giù così non ti vedono. Ma non c'è nessuno. Saliamo su queste casse. Niente. Niente, dobbiamo incassare questa risposta che praticamente entrare lì dentro non serviva a un tubo di niente, io penso. Boh. Magari penso male, ma che ne so. Io non posso sapere tutto. Beep. Ce n'è uno lì. Ce n'è uno lì. Stordito. Stordito ancora. Adesso vengo lì, No, ma che Spock. Mi sono sbagliato. Non volevo usare il tricorder. Mi sono sbagliato col tasto che ho schiacciato. Perché? Volevo darci il pugno io. Volevo prenderlo a pugni io. Mi sono sbagliato. Beh, ci saranno altre volte. Eccoti. Allora, stordito. E ora... è stordito ancora? E adesso? E per atterrare? No, no, un attimo, scusate. Sì, ma mi devo... devo collaudare di più la cosa. Perché veramente ha fatto in tempo a legnarmi prima che lo atterrassi, quindi... ma... sono troppo lento! Lento! Vai, 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 dai, vai. Guarda, c'è il coso rosso, sta a vedere che non si apre la porta. Sblocca.
Ok, si è aperta. Un altro. Adesso lo atterriamo subito, questo qua. Questo qua lo atterriamo subito, eh. Oh! Dr. McCoy, have you been able to ascertain the nature of the Vulcan's infection? There seems to be high toxin levels. Origins unknown. We'll continue to investigate. Ha chiesto al dottor McCoy cosa pensa di arrivi l'infezione dei vulcaniani. Lost them. It appears we are now completely on our own. Qua? Posso prendere delle medicine? O la salute? Riesco a rinsavirmi? A risalutarmi, giusto? risalutarmi. Che verbo è? Lanci per covarciarti e arrivare soppiato alle spalle dei nemici. Ma sì, ok. Voilà. Adesso ma covaccio. Ma covaccio, arrivo. Ti atterro. Ecco. Cannone impulsi vulcaniano. Interessante. Ah, ciapa canon. Canon. Vai. Adesso questo qua di arma la tengo e la vado a usare in Black Ops 2. Ma no, che non si può. Oh, oh, oh. Pericoloso. Pericoloso. Corri, Kirk. Corri. Corri, vai. Tra le stelle tu che puoi diventare Kirk. Kirk. Il capitano Kirk. Che adesso sparerà a tutti i nemici, sì. Perché mi state sulle balle, sì. Dai, mi devo concentrare sul gioco. Che sto qua a canticchiare? Che nel frattempo mi sparano addosso e rischio che mi fanno polpettine. No, non venite? Dai, venite, sono fermo qui. Ragazzi, io pensavo che arrivassero a prendermi. Perché quando uno si apposta in Black Ops 2 viene sempre uno a cercarti. Quindi ho detto, non si sa mai che funzioni così anche qua. Ma sapete che facciamo? Noi andiamo di qua. Ecco. The amount of infected we have encountered is alarming. Cos'è quello schifo giallo per terra? Piscialiena. Piscialiena. Che bontà. Ragazzi, me ne conserverò un po' per voi. Bene, blackout. Dove ci ritroviamo adesso? In un altro punto. Centrale energetica, usa il distributore di energia per ricaricare il tuo tricorder. Va bene. Allora, sa Kirk, dai. Ecco, andiamoci davanti per bene. Usiamo il tricorder. Oh, ma serve il tricorder? No, forse bastava solo... la E per rifornirsi di munizioni. Vabbè, ok. Basta solo fare schiacciare... E andiamo avanti, amici. Sempre avanti. Oh, c'è fuoco. Falcone, fuoco. Mi sa che mi brucio un poco. Va bene, dai. Facciamo una cosa. Come cosa? Per aprire lì? Ma soprattutto andare. Ah, no, hai visto lì? C'era una cosa nascosta. Una botola nascosta. Usiamo la scala. Bene. Il Gorn. Che ha detto? Che c'è sta vicino un Gorn, ha detto? Boh, non ho capito. E spingiamo questa... Oh, sono sempre le cose che non si aprono in questo gioco. Ma dateci dell'olio, dello svitol. Insomma.
Ali, aiuto, com'è brutto, aiuto. No. Bene. Se volete sapere come continua, guardate il prossimo episodio di Star Trek con Svideo Game 74. Ciao.